Siamo con l'assessore all'inclusione sociale del Comune di Busto, Paola Reguzzoni, per presentare Cuori in Piazza, la prima festa delle associazioni del volontariato di Busto Arsizio il prossimo 11 settembre. Sì, io vivendo la mia città ho visto che ci sono momenti di condivisione dello sport, della cultura. A mio avviso mancava un momento dedicato al volontariato, a quel fiume di persone che quotidianamente danno il loro tempo e il loro impegno a supporto di altre persone senza alcun interesse. E quindi questa è la festa per dire loro grazie e per far sì che i cittadini di Busto conoscano le opportunità sia di utilizzo che di impegno di attività di volontariato. Mi sembra il minimo per una città come Busto. È il primo appuntamento di una lunga serie, spero e mi auguro che sarà ormai un appuntamento annuale che possa piano piano evolversi. Partiamo già col botto, perché comunque 60 associazioni, a volte anche in forma collaborativa, mi sembrano già un ottimo risultato. Sarà una vetrina eccezionale appunto per chi si impegna quotidianamente 365 giorni all'anno, sappiamo anche a supporto del comune che non può arrivare chiaramente dappertutto. Assolutamente, non saremmo in grado di soddisfare la più parte dei bisogni senza una rete così importante di volontariato. Penso alle disabilità, ai minori, agli anziani, ai trasporti, alla solitudine che viene in qualche modo colmata dalla presenza di queste persone. Allora, oltre il grazie, è importante che i nostri concittadini passino domenica nelle strade di Busto e che magari piano piano possano pensare di impegnarsi anche a loro volta una parte del loro tempo libero in attività di volontariato, perché ci rende e rende la città sicuramente migliore.